come vedete, la vacanza è finita. E come tutte le cose belle finiscono giustamente. Torno da casa, lavatrici fatte, Aurelio dorme, mi devo preparare per andare in accademia perché fra poco prendo la metro, quindi ho pensato perché non truccarmi con voi facendo quel giochino che avevo fatto con la maglia nera che vi era piaciuto tanto, con i due marchi diversi per farvi vedere l'effetto. Oggi lo faccio con l'eyeliner, quindi non perdo troppo tempo perché sono stata anche rimproverata che sono troppo. Sono troppo lunghe le mie intro, quindi vado rapida. Allora, cosa faccio? Fatto la doccia, lavo i capelli, metto la mia crema, che sapete è quella, la Bava di Lumaca della Pura Italia, me la metto direttamente con il pennello. Non mi va di mettere fondotinta, quindi vado con il correttore. Essendomi un pochino colorata, io vado sempre, sapete, con lo Studio Fix, in questo caso vado con l'NC38, quindi un pochino più scuro. Ne metto un po' di più e ne metto poco poco anche qui perché non mi va appunto di colorarmi tutto quanto il viso, ma voglio fare una stesura veloce con il correttore, utilizzarlo steso in modo di base. Come vedete utilizzo anche lo stesso pennello con cui ho messo la crema per renderlo un pochino più elastico, un po' più trasparente. Me lo stendo e scendo un po' verso le labbra a compattare l'incarnato. In questo modo, io con quello che è rimasto, non ho preso più nient'altro, vado anche a tonalizzare in questo caso perché è rimasto pochissimo prodotto sul pennello, vado a tonalizzare la crema che ho messo prima. Fatto questo, se non dovete utilizzare nulla con le creme incipriate, io invece a questo punto, questo avete visto, mi sto trovando bene, lo sto utilizzando. Tra l'altro voi non potete sentirlo, giustamente la fragranza è alla fragola ed è anche gradevole. Con lo stesso pennello me lo picchietto qua, tra zigomo e gota praticamente, e è un po' dorato, dà l'effetto leggerissimamente rosato, ma non è un colore vero e proprio. Come avete visto anche nell'altro tutorial, un po' posso andare a dare la rifrangenza anche qui. Ma una volta fatto questo, va tutto incipriato, ok? Quindi mi prendo la cipria, questa è la Blot Medium Dark, un pennello, e in maniera abbastanza delicata vado a fissare e soprattutto ad opacizzare, dove insisto, qui nella zona T, che è la parte che si luciderà di più. Se volete potete lasciarlo così, io invece voglio far finta che ormai mi si è abbronzata e quindi ci metto un po' di terra sopra. Ricordatevi che con la terra un po' sul naso e sfumo qui, che con la terra non dovete andare qui sotto perché altrimenti vi toglie proprio l'effetto tridimensionale. È arrivato il momento delle sopracciglia. Pottino, Dirty Blonde, pennello 208 e mi vado a ridefinire l'arcata. Allora, siccome vi voglio fare un trucco con l'eyeliner, un po' grafico, la sopracciglia la faccio un pochino più grande perché con l'eyeliner la sopracciglia è più importante, sta bene. Ora, giochino eyeliner. Prendo i due eyeliner. Uno l'avete già visto in uno dei primi tutorial, l'altro no. Il packaging lo vedete che è diverso, poi vi svelerò quali sono. Come si mette l'eyeliner? Parto da qui, tracciate una righina in diagonale, in questo modo. Girate dalla punta, tirate un triangolo. Che piano piano andate a riempire e rimanete un po' attaccate le ciglia, cioè non andate con un unico tratto deciso subito. L'eyeliner è bene che lo facciate piano piano e capiate come salire. Questo triangolo deve essere pieno, non abbiate paura mentre lo fate perché poi è quello che quando state dritte vi dà la coda. L'importante è che non ci sia una parte vuota all'attaccatura. Cambio e vado dall'altra parte. Diagonale. Parto da qui. Da questa punta faccio questo. E mi tengo molto accostata alle ciglia.
Vedete, lavoro in questo modo. Lo picchietto, ogni tanto apro, se no mi si... Vi viene da sbattere, se no... La cosa a cui dovete fare molta attenzione è proprio il movimento involontario di sbattere l'occhio. E qui devo fare una punta più punta. Devo fare più questo. Per gusto personale, io preferisco sempre finire la riga eyeliner un po' più morbida, con un ombretto nero. Allora, io ora ho la palette, quella d'Anastasia, ma voi potete farlo con qualsiasi ombretto nero. Ribatto praticamente la parte finale e sfumo un po' la coda, perché personalmente preferisco l'eyeliner un po' più morbido sulla coda. Ripeto, se fate la linea in questo modo potete scegliere assolutamente di lasciare la grafica. Lo sto facendo volontariamente prima del mascara, perché come avete capito, se poi passate le polveri dopo possono andare a rovinare la texture appunto delle ciglia. Quindi mi passo tutto quello che serve in polvere prima, qui ne ho messo un po' troppo, quindi prendo questo da sfumatura e tolgo un pochino gli eccessi. In questo modo rimane l'eyeliner, rimane un pochino meno duro, oltre al fatto che se la coda non vi fosse venuta proprio bene, così riuscite pure a recuperare. Avete visto che ho fatto l'errore di spendere 25 euro per questo mascara, quindi lo uso, è quello di Kat Von D. Molti di voi quando poi faccio questi trucchi mi dicono: ah, sulle labbra non hai messo niente. No, qua potete mettere poi quello che volete, io metterei un gloss, però questo appunto era un focus sull'occhio, sul rispolverare come si mettono gli eyeliner e farvi vedere la differenza tra un mascara che costa 20 euro, un mascara che ne costa 7,45. Avete già capito? Fenty Beauty e NYX. E devo dire che la scrivenza di questo mi ha anche stupita, tant'è che, perché è proprio un nero opaco, vi faccio vedere la differenza. Fenty Beauty. Vedete, rimane un po' lucidino. NYX. Cioè, guardate proprio la differenza. Riga più piena e opaco. Quindi per quanto mi riguarda io faccio proprio un salto e questo non lo ricompro, questo lo ricompro. Ma ricordatevi sempre di non buttarlo quando vi sembra finito, perché qui possiamo fare il giochino del giro del feltro, che abbiamo già visto in un altro tutorial, ve lo ricordate? Quindi mi preparo, me ne vado a prendere la metro, sperando che non ci sia troppo caos, e vi auguro una buona settimana e anch'io tornata a Roma operativa.